Sala e Riccioni danno vita a una partita di categoria superiore, Festival del Gol, saranno ben 7 alla fine, difese ballerine, gol d'antologia, calci piazzati a far vedere le scuole calcio, ma soprattutto un calcio alla noia, due squadre con obiettivi diversi ma che lottano su ogni pallone. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini gustiamoci questo match, da un calcio piazzato di Cilic, Benjivenga svetta di testa trovando l'angolo vincente alla destra di Urbini, andando a festeggiare la rete con tutta la panchina. Illusione del gol dopo questo pallone recuperato a centrocampo, gran tiro dalla distanza di Dragoni di poco alto. La replica del Sala da un calcio piazzato lento di quarta, la difesa riccionese si lascia scavalcare dal pallone con Mizzoni che schiaccia di testa la sfera che scorre lentamente al lato. Ma al 21esimo eseguiamo il gesto dell'applauso, Dragoni gran punizione alla sua, pallone indirizzato nel set alla sinistra di Urbini, gran gol da rivedere. Al 34esimo Zavalloni prova a rispondere di testa, nulla da fare. Più preciso Salvadori che chiama la presa Masini, ma il Sala poco dopo riesce a crearsi un pallone decisivo su questo traversone di Pagliarani. Dall'altra parte quarta mette in mezzo con Guyan che tocca il pallone con il braccio. Calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto quarta accorcia le distanze con le squadre che vanno a riposo sull'1-2. Ad inizio ripresa il tiro di Di Marzio si spegne alto, Dragoni invece fa le prove dei gol qui allarga troppo il piattone, successivamente sul fio del fuorigioco raccoglie la sfera, si invola e trafigge la retroguardia locale. Il Sala replica un giro di lancette dopo, ma si riesce alla disperata su Pagliarani e l'arbitro indica senza alcun dubbio il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta quarta che spiazza l'estremo ospite, giochi dunque riaperti. Urbini nel frattempo chiude su Amati, ma il poker riccionese è vicinissimo ed ecco che l'Eurogol, l'ennesimo di giornata, lo trova. Dragoni, tiro da casa sua e pallone a beffare Urbini. Dall'altra parte Mizzoni chiama l'intervento l'estremo ospite, Sala che ci prova ancora con Fere Michael, ma Masini ci mette ancora una pezza. Infine è ancora una volta Mizzoni dalla distanza a chiamare l'attenzione Masini. Sala che sfera il gol da calcio piazzato con quarta e che nell'extra time finalmente lo trova per il definitivo 3-4 ad opera di Zavalloni.